Va bene lavorare, va bene essere impegnati in tante cose, però bisogna anche dedicare del tempo a se stessi. In che modo? Ma in tanti modi, soprattutto negli hobby manuali. Questa è proprio un'ottima idea per eliminare lo stress e per dedicare del tempo appunto alla nostra vita privata. Bisogna prendere un po' di tempo per se stessi e dare spazio alla creatività, all'immaginazione e quindi cominciare, non so, a dipingere, a modellare, a impastare, a creare bijou, come facciamo anche noi. In questo modo ci sentiremo subito meglio. Ho parlato di dipingere, modellare, ma c'è anche, per esempio, lavorare a maglia. Impastare sono tutte attività che mettono in sintonia il nostro cuore e la nostra anima. E questo non dovrebbe stupirci poi molto se pensiamo al fatto che fin da piccoli, tra lavoretti manuali a scuola e altre attività domestiche, i nostri genitori e gli insegnanti ci hanno trasmesso la meravigliosa arte del fatto a mano. Questo anche per gli uomini, non solo per le donne, magari dipingere, modellare la creta, lo stesso fatto di montare i Lego, no? Fare le costruzioni magari, oppure montare la pista delle automobiline, quanti non l'hanno fatto da piccoli. Proprio è il lavoro stesso, manuale e ripetitivo, che praticamente fa bene. Attività manuali, appunto, che abbiamo amato e che ci hanno fatto sorridere durante l'infanzia, ma che poi, per forza di cose, abbiamo messo da parte, un po' per il lavoro, per i numerosi impegni che caratterizzano le nostre giornate, per quella mancanza di tempo che ogni tanto, insomma, malediciamo anche, no? Mannaggia, non ho tempo per fare questo, per fare quell'altro. Quella mancanza di tempo che ci allontana dalle piccole cose che poi magari ci rendono felici, ci rendono positivi. Trascurare le attività manuali è stato un grande errore, bisogna riprendere a farli perché sono meritevoli di allontanare lo stress, l'ansia, di metterci di buon umore, di sviluppare nuove importanti abilità e soprattutto ci donano tanta ricchezza, no? Ci danno tanta ricchezza e tanta cultura, perché magari, non so, per dipingere o per andare a lavorare a maglia o anche per scrivere, perché no? Si potrebbero scrivere poesie, racconti, quindi ci andiamo ad informare come fare per fare del meglio e quindi da questo punto di vista magari ci arricchiamo culturalmente. È successo un pochino a tutte di mettere da parte qualcosa che davvero amavamo, che ci piaceva fare, solo perché la vita ci metteva davanti altre responsabilità, altre priorità, il lavoro, la famiglia, inseguire obiettivi effimeri e poco importanti. Ma non è mai tardi per iniziare a fare qualcosa che ci rende davvero felici e soprattutto queste attività manuali. Questi hobby, queste attività fatte a mano rientrano appunto tra le cose che ci rendono felici. Non hanno lo scopo di guadagnarsi da vivere né di farci ottenere una nuova promozione, eppure ci gratificano come poche altre cose al mondo. Ci consentono di ritagliarci dei momenti di calma e di pace, di rigenerare le nostre energie, di concentrarci solo sulle nostre mani, guidate dal cuore, per raggiungere uno scopo inedito e sorprendente, cioè quello di realizzare qualcosa a partire da zero. Vi consiglio in tal proposito un libro da leggere di Rosemarie Davison e Arzu Tashin che si intitola Fatto a mano e che riunisce tutte le attività manuali sotto il nome di Craftfulness, perché gli effetti del lavorare a maglia, del disegnare o del dipingere sono, sembra,
paragonabili agli stessi benefici della meditazione e dello yoga. Cercare e creare qualcosa con le mani è una vera e propria arte da tramandare da generazione in generazione e non c'è bisogno di creare degli oggetti da esporre o dei capolavori da musei. Quello che conta è creare quella magica connessione tra mani, cervello e cuore. Un'alleanza essenziale che non solo permette lo sviluppo neurologico e cognitivo, e per questo è consigliato ai bambini, ma che ci fa stare bene col corpo e con la mente. Secondo la dottoressa Kelly Lambert dell'Università di Richmond negli Stati Uniti, dedicarsi alle attività manuali può prevenire e combattere la depressione, a patto che il processo includa la creazione e la trasformazione. Ecco perché scolpire, modellare, disegnare, persino coltivare piante e fiori sono azioni che sul piano emotivo sanno darci molto. Il dottor Robin Harley della Baylor University di Houston consiglia ai suoi pazienti di dedicarsi ad attività manuali perché queste e solo queste sono in grado di annullare naturalmente gli effetti dello stress cronico. Certo è che la scelta è soggettiva e non tutte le attività possono soddisfare le nostre preferenze. Occorre infatti cercare un lavoro manuale in grado di creare una perfetta sintonia tra il processo creativo e il nostro io e una volta trovato ne siamo certi che non lo lasceremo più. E quindi dedichiamoci al nostro hobby preferito, cerchiamo di realizzarlo nel miglior modo possibile, impegnandoci, concentrandoci e soprattutto che sia per noi un momento di relax, di pausa e di sollievo da tutto lo stress della vita quotidiana. Se ti è piaciuto questo video, ti invito a lasciarmi un like, in questo modo capirò che ti piace questa tipologia di video. Se non sei ancora iscritto, allora ti invito a far parte del mio canale, Il Magico Mondo dei Bijou di Rick e Mary.